L'anno scorso era stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 2017 il Premier Paolo Gentiloni ad inaugurare il 682esimo anno accademico dell'Università di Camerino, accompagnato dal Commissario alla Ricostruzione Paola De Micheli e accolto dal Rettore Claudio Pettinari, il Sindaco Gianluca Pasqui, le autorità civili, militari ed ecclesiastiche. Non ci sono alcuni sindaci dei comuni terremotati dell'Alto Maceratese, un'assenza che vuole sottolineare e denunciare i grandi ritardi che ancora bloccano il rientro dei terremotati nei loro paesi e l'inizio della ricostruzione. Ad aprire la cerimonia, condizionata dai tempi di permanenza del Presidente del Consiglio, ma non per questo meno intensa o importante, sono stati gli interventi di Francesco Casale, rappresentante del personale docente ricercatore, Giuliana Carassai, per il personale tecnico amministrativo, e Francesca Borghetti, Presidente del Consiglio degli Studenti. Attesissima la relazione del magnifico rettore appena insediato di Unica, Claudio Pettinari, classe 1964, laurea con lode in chimica, Camerte Doc. Per un rettore che oggi inizia, diciamo, si aprono 6 anni di grande lavoro. L'abbiamo iniziata, credo, al meglio, vediamo di continuare così. Come dicevo prima, cioè saranno 6 anni duri, magari avremo anche, diciamo, qualche problema, troveremo degli intoppi, degli inciampi, ma non ci scoraggeremo e faremo tesoro, perché magari quell'inconveniente che si è verificato possa addirittura farci crescere di più. Hashtag Universitas, il tema scelto quest'anno per riassumere simbolicamente le peculiarità del nostro Ateneo, inizia il rettore. Una università storica che sostanzia nell'innovazione, nella didattica e nella ricerca la sua essenza, anche traendo forza dal suo passato, ma sempre guardando avanti. Didattica, ricerca, innovazione, qualità, le parole d'ordine e poi la sottolineatura sul progetto più grande di Unica, nato immediatamente dopo gli eventi sismici del 2016, l'attivazione di un nuovo polo internazionale per la ricerca e l'innovazione. Beh, noi abbiamo da una parte chiaramente subito un sisma e quindi abbiamo subito danni in tutte quelle che sono le strutture architettoniche, le strutture, diciamo, le chiese, e abbiamo subito danni sulle case, sugli edifici pubblici. Ecco, noi potremmo, attraverso quelle che sono le nostre competenze, mettere a disposizione le nostre conoscenze e competenze per ricostruire anche in maniera diversa. Questo può essere fatto all'interno di un centro di ricerca internazionale dove ci sono competenze di Unica ma anche di altri soggetti. Un centro che vedrà la collaborazione tra Unica e CNR, presente in questa occasione col suo numero uno, il professor Massimo Inguscio. Beh, diciamo, si è parlato di ricerca perché il futuro è nella ricerca, qui a Camerino, in Italia, nel mondo. Questa ricerca è fondamentale che avvenga facendo vera sinergia e complementarietà fra università e il mondo della ricerca. Quando Volterra fondò il CNR più di 90 anni fa, lo fece proprio perché ci fosse questo intersecarsi di saperi. Naturalmente bisogna saper scegliere, bisogna sfruttare il genio del luogo, come si dice. Allora nell'Università di Camerino ci sono 2 enormi opportunità che fra l'altro proiettano tramite Camerino l'Italia in Europa. Queste sono nel campo dei beni culturali, quindi indagine, restauro, prevenzione, scienze chimiche, Dipartimento di Scienze Umane, diciamo, del CNR, e poi nel campo di queste tecnologie del futuro, che però sono già presenti, che sono le tecnologie fisiche di meccanica quantistica, di fisica e scienze e tecnologie quantistiche. Come si realizzerà, no, diciamo, questa bella avventura? Beh, si realizzerà, diciamo, lavorando in dottorati in comune, finanziamenti di ricerca, partecipazione insieme al sistema nazionale, ai bandi europei che sono molto ricchi in questi campi, quindi guardiamo al futuro con ottimismo. Nell'occasione il rettore Pettinari ha presentato anche la squadra che lo affiancherà nel corso del mandato, delegati e 2 prorettori, il professor Graziano Leoni e il professor Andrea Spaterna. È una governanza snella, giovane, con tanta voglia di fare, persone che si sono messe a disposizione immediatamente e che vogliono lavorare per questo Ateneo. Ringraziamenti sono andati anche al rettore Flavio Corradini, che ha fatto sì che Unica rimanesse Universitas. Mi hanno fatto tutti emozionare per la passione
l'entusiasmo di iniziare una nuova avventura, una squadra molto forte che ha le idee chiare, con un rettore molto appassionato, entusiasta, con grandissime iniziative innovative per quanto riguarda la ricerca, l'alta formazione e l'internazionalizzazione. Quindi, come dire, sono sicuro e sono sereno e felice di lasciare come squadra di Ateneo, come rettorato, a una squadra ancora forte, un rettore che ha grandi idee per il nostro Ateneo, e quindi non solo l'inaugurazione del 682esimo, ma l'inaugurazione di tanti e tanti, tanti anni accademici ancora. Il rettore ha poi invitato il presidente Gentiloni a portare il suo saluto e dal premier è arrivato un messaggio forte di vicinanza del governo a questa università e al territorio, molto di sostanza. Con la sua capacità di restare aperta, questa università ha dato un segnale di speranza al paese, ha detto in apertura il presidente del Consiglio. Ha ringraziato tutti, docenti, personale e studenti, per non aver mai chiuso le aule, per aver continuato a lavorare e insegnare, rendendo addirittura possibile un aumento delle iscrizioni. Quando voi avete dichiarato a testa alta che il futuro non trovo, avete tenuto aperte le porte delle vostre aule, quando voi ragionate sul futuro, di come migliorare la didattica e come sviluppare nuovi progetti, quando voi fate questo assieme al CNR e a tante altre istituzioni, date un contributo straordinario a rimarginare non solo le fratture che hanno colpito la vostra università, ma anche le cicatrici che hanno colpito il territorio che circonda l'università. Per questo, anche per questo, il governo considera sostenere Unicam come una delle bandiere del lavoro di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto. Poi un annuncio importante. Il governo, ha detto l'onorevole Gentiloni, riutilizzerà 27 edifici militari abbandonati per creare una città dei beni culturali, una scommessa per valorizzare la nostra identità. Continua questo impegno molto forte del governo non solo sull'area del terremoto, ma in particolare sull'Università di Camerino. L'annuncio fatto oggi è un annuncio molto forte, il recupero dell'intera area delle casermette a servizio dell'Università di Camerino. È ovvio che la prospettiva sul lungo periodo è quella dell'università di tornare nel centro storico, nei suoi luoghi naturali, ma sappiamo che per questo ci vorrà tempo e dobbiamo accompagnare la fiducia, le iscrizioni che ci sono state in più, il 20% in più di studenti, a dati molto concreti che permettono all'università di recuperare l'attività in pieno. Sono oltre 60.000 i metri quadri che l'università non ha più a disposizione dal giorno dopo il terremoto. Quell'area delle casermette si possono recuperare circa 45.000 metri quadri, che vuol dire tutti, perché ottimizzati sull'attività, per poter restituire al pieno la didattica, gli spazi per la ricerca e l'implementazione del progetto col CNR che proietta Camerino su uno scenario più che nazionale e internazionale. Camerino ha delle caratteristiche dal punto di vista della ricerca scientifica di grandissimo livello. Quello che si fa col CNR è il riconoscimento di questo carattere e rilancio. Servono gli spazi anche fisici per poterlo fare. Il Premier non solo ha messo a disposizione un'area del Demanio, ma il Demanio stesso, per gli investimenti e i finanziamenti necessari a poter offrire questa opportunità al territorio marchigiano di Camerino. Per noi motivo di grande soddisfazione, quindi non solo un discorso di forte vicinanza, ma anche atti molto concreti che servono ad accompagnare quello che l'università già è riuscita a fare da sola in questi mesi difficilissimi.